entro nel merito del punto. Sono contento che si sia approvato questo regolamento finalmente, perché prima si spendevano 7-8 mila euro al mese, perché bisogna pure che voi lo dite, e si davano concessioni di contributo a gente che per levarsela da torno era diventata la pensione sociale di determinate persone, perché purtroppo per toglierseli da mezzo facevano pure bene, non lo so, non giudico le persone, cioè l'assessore, perché è difficoltoso gestire i servizi sociali in questo momento. Però devo rimproverare all'assessore una cosa importante, che siamo a vedere i migliori servizi, come ha detto qualche consigliere, i servizi sociali sono diventati la cosa più bella della cosa. Però si sono dimenticati che abbiamo fatto tre appalti che buttiamo 800.000 euro al mese dentro al secchio dell'immondizia, sempre questi servizi sociali. Forse questo passaggio è scappato a qualcuno. Vi siete dimenticati, signori, e avete fatto appalti anche, secondo me, non trasparenti, perché ancora il consigliere Valeri ha citato qualcosa, io ho fatto altre cose, vi ho denunziato determinate cose, sempre su questi benedetti appalti. Però bisogna pure che voi consiglieri dovete pure sapere, forse lo sapete, ma darsi il pubblico non lo sa, che questi servizi sociali al Comune di Ferentino ci costano 1.700.000 euro l'anno, e con i soldi in mano si fa tutto. Però ci sta un fatto, devono pure sapere che gli appalti della mensa costano per 3 anni 630.000 euro, signori. Parliamo di 70-80 bambini, 100 bambini, 200 bambini, non lo so, 70-80, vai di su, 330, ok, costano 630.000 euro. Però, assessù, se ti ricordi che cifra, dimmi quanto rientra a soldi. No, non puoi negare. Io senti, mo arrivo al dunque, nel senso, fammi parlare. No, vabbè. Allora io ti dico che su 630.000 in 3 anni, e per giunta guarda il caso che alla fine dell'anno un'altra determina 27.000 euro per altri buoni pasto, che mi hanno risposto, dice no, ma sai, sono diminuiti e ci hanno dato 27.000 euro, quindi significa che a 4,30 euro siamo arrivati a altri 6.700 euro nel 2014, 6.700 pasti in più nel 2014, quindi sono arrivati i soldati a Fiorentino. Dicevo, consiglieri, 630.000 euro li spendiamo in 3 anni. Spendiamo per i pulmini 310.000 euro, ne rientrano 44. Spendiamo per la mensa 375, ecco i servizi sociali che tanto qualcuno loda. Spendiamo 375, fatti adesso gli appalti, e ne rientrano 60.000. Alla mensa ne rientrano 10.000 l'anno, almeno fino a ottobre era così all'ufficio di ragioneria. Allora io dico, se noi facciamo sta 2, 2, 2, 1 più 2, 2, 2 sono 4, sono quasi 800-900.000 euro buttati dentro al secchio delle immondizie, dentro al secchio delle immondizie, perché qualcuno di voi ha voluto fare la gara d'appalto. Non ha voluto revisionare i servizi, ma bensì la gara d'appalto, perché la gara d'appalto si doveva fare subito, sennò passava tutto a Frosinone. Questo è il discorso che vi faccio. Allora significa che se i servizi sociali, e torno pure a quello che diceva la signora Dimi, forse la mensa, quello che è l'altro, per la povera gente bisogna fare molto di più. Anche se non mi ha dato il voto alle provinciali, quindi non è il PD che cose, quindi l'ho fatto per un piacere, perché te l'ho fatto pigliare per qualcuno di più, hai preso che consigliere di più pure. Dopo noi siamo all'opposizione, tu stai invece in amministrazione provinciale, stai in maggioranza con Forza Italia, NCD e cose. Quindi